Strade, sono degli spazi pubblici dove le persone si incontrano, spesso vengono progettate invece solo per passare e non per incontrarsi. Questa occasione va progettata bene, non è sufficiente mettere un filare di alberi. Questa siepe, per esempio, che adesso sembra carina, un colpo di verde a fianco alla pista, potrebbe non essere la scelta progettuale migliore. Perché? Perché avrà degli alti costi di manutenzione e perché da quello che si può vedere, anche se non sono un esperto agronomo, crescerà bella e importante, e quindi una barriera verde alta e tutta piena rischia di essere una bella macchia di colore verde, ma un elemento che riduce la sicurezza, il livello di sicurezza di questa pista ciclabile. Se io ho una barriera buia, una barriera verde che mi fa buio sulla pista, questo riduce il livello di sicurezza e quindi è un elemento che va a contribuire alla scelta di utilizzare l'auto invece che la bicicletta. Quindi è importante, quando si progetta, non solo fare la pista ciclabile della larghezza giusta e del materiale giusto, ma anche curare questi dettagli al contorno che possono fare la differenza. Sulla pista dell'ex ferrovia, quella era una scelta dovuta al sottofondo che avevamo trovato e che era peccato sprecare, e quindi abbiamo usato un materiale drenante che mantenesse la drenabilità. In città invece il nostro sindaco nuovo, giustamente, per fortuna dico io, ha dato un'indicazione ben precisa, ha detto: voglio vedere solo piste in asfalto, perché sono le migliori da percorrere in bicicletta, hanno i più bassi costi di manutenzione e anche i costi più bassi di realizzazione. È stato realizzato un marciapiede, una pista ciclabile che in maniera molto sinuosa ci intrufola all'interno di queste case un po' nuove, un po' vecchie. È una risorsa che andrebbe sfruttata meglio, evidentemente, perché i cittadini ci hanno dato questo riscontro che non la usano abbastanza, non viene utilizzata abbastanza, proprio perché manca il collegamento, perché di per sé è una ricchezza straordinaria dal punto di vista della mobilità. È proprio questo l'obiettivo da raggiungere quando si progettano interventi di ciclabilità e di moderazione del traffico: permettere alle persone di spostarsi serenamente a piedi o in bicicletta, per aumentare il numero di persone che fanno questa scelta. La piattaforma rialzata è stata realizzata dall'ufficio tecnico, e il resto dell'intervento invece è stato realizzato attraverso un percorso di progettazione partecipata con la comunità scolastica, quindi dagli uffici tecnici insieme alle insegnanti e soprattutto ai genitori di questa scuola, per cercare di innescare un processo virtuoso che permettesse a più genitori possibili di venire ogni mattina a piedi o in bicicletta invece che con l'automobile. Questa linea di cortesia l'hanno decisa loro, i colori anche, il disegno anche, perché qui il problema era che troppi genitori si affollavano su questo marciapiede. È tutta una zona 30 con le platee rialzate, chicane. Avevamo bisogno di una direttrice che tagliasse la città veloce e sicura e continua, e volevamo togliere queste auto dalla strada, parcheggiate lungo la strada, perché gli incidenti qua erano significativi, perché vedete tutte le recinzioni a spigolo, angoli ciechi, come se piovesse, quindi questi rialzi invece costringono a ridurre la velocità abbastanza e quindi aumentano la sicurezza. Ma non costava meno un semaforo? Se io devo fare un'autostrada ciclabile perché voglio che i ciclisti la mattina siano sicuri, comodi e veloci, soprattutto veloce ad arrivare a destinazione, non posso fare in modo che questa ciclabile principale faccia tante deviazioni per toccare la biblioteca, il campo sportivo, la scuola. Devo tirarla dritta,
e poi, se hai caso, aggiungere delle bretelline, dei raccordi che vanno alle destinazioni degli attrattori principali. In questo modo abbiamo garantito entrambe le domande di spostamento, di chi vuole andare veloce a destinazione e di chi invece deve raggiungere lungo quel percorso dei punti particolari.